Buongiorno, lezione numero 16. Come tutte le lezioni di un'ora, oggi trattiamo un argomento solo uno, leggero abbastanza, di tecniche algoritmiche. E ricordiamoci dove eravamo arrivati l'ultima volta. Se ricordate, abbiamo discusso la tecnica di programmazione che si chiama divide e timpera e abbiamo dato un esempio, tramite un algoritmo di ordinamento famoso che si chiama merge sort ed è uno dei tre algoritmi che sono più utilizzati in quanto più veloci per l'ordinamento di sequenze di numeri. Quindi merge sort, quick sort e heap sort sono i tre più utilizzati. Poi c'è quello della libreria standard del C++ che usa uno di questi a seconda delle condizioni in cui si trova. In questo caso, per evidente coincidenza temporale, sicuramente avrà usato il quick sort in un array di 100.000 elementi. Voi conoscevate insertion, selection, bubble sort, che però, come abbiamo visto l'altra volta, hanno una complessità computazionale asintotica dell'ordine di n quadro, mentre il merge sort, che abbiamo visto l'altra volta, ha una complessità asintotica dell'ordine di n logaritmo base 2 di n, che è ovviamente molto più piccolo di n quadro per n che, insomma, supera già, per n che supera 10.000, 100.000, 1 milione, 1 miliardo, chiaramente la differenza diverge sempre di più. Non c'è trucco, non c'è inganno, cioè questo codice che vi ho discusso l'altra volta, se lo andiamo a vedere proprio nel codice che sta nella cartella tecniche algoritmiche esempi sorting, quindi qua dentro ce l'avete, se andiamo a vedere il merge, la procedura merge è esattamente il merge sort, scusate, merge è la procedura ausiliaria, l'algoritmo merge sort è esattamente quello che abbiamo visto, quindi si deve prima calcolare l'indice che sta a metà, qui lo si fa in un modo leggermente diverso per evitare overflow della variabile intera, ovvio, non è un problema, poi si chiama il merge sort sulla metà di sinistra, poi sulla metà di destra e poi la procedura ausiliaria per fondere le due sequenze che si suppone essere ordinate perché questa procedura va avanti finché gli indici destra e sinistra non si sono scambiati, significa che siamo arrivati ad una sequenza composta da un solo elemento o zero elementi che pertanto è ordinata e ci piace così. Quindi, cercando di riassumere la tecnica divide e timpera, questo perché oggi faremo un'altra tecnica che assomiglia molto a questo tipo di approccio, è una tecnica che parte dal problema grande e cerca di dividerlo in sottoproblemi. Quindi si parte dal problema originario e lo si divide. Quindi praticamente tutti gli algoritmi ricorsivi che hanno una chiamata ricorsiva con una divisione di dati, quindi non, che ne so, chiamata ricorsiva su n-1, n-2, cose che abbiamo fatto tra l'altro quando abbiamo fatto gli esempi della ricorsione. No, algoritmi ricorsivi che dimezzano per esempio il problema, o diviso 3 o diviso 4, la ricerca binaria per esempio, il merge sort, e poi faremo altri esempi durante il corso. Una volta che questi sottoproblemi diventano sempre, sempre, sempre più piccoli, a un certo punto diventeranno così piccoli da poter essere imperati, comandati, risolti. Nel caso dell'ordinamento, un insieme di elementi composto da un solo elemento, io lo so ordinare perché è già esso stesso. Poi c'è la parte di combina, cioè queste soluzioni dei piccoli problemi devono essere poi combinate per risalire, fino al problema originario. Quindi merge sort sicuramente è un divide e timpera, lo è la ricerca binaria e lo è anche un algoritmo che non facciamo, quindi non ve lo chiedo ovviamente all'esame, però se vi interessa comunque trovate su Wikipedia in inglese, trovate la descrizione molto dettagliata di quick sort ed è un algoritmo che sfrutta comunque il paradigma di divide e timpera. Quick sort è noto per essere tra i più veloci, dipende comunque dalle situazioni. Non esiste un algoritmo migliore di tutti, esistono algoritmi migliori in talune situazioni. Tra l'altro, il quick sort assomiglia molto al bubble sort, usa lo stesso principio del bubble sort, e infatti ha una complessità del caso peggiore asintotica n quadro. Quindi uno dice fa schifo questo algoritmo, però in realtà in media ha una complessità asintotica n log n, addirittura con qualche costante più favorevole rispetto al merge sort per numeri molto grandi. Ok, quindi andiamo avanti oggi. Sul merge sort c'è solo da dire qualcos'altro che in realtà, come tutti gli algoritmi di divide e timpera,
lo dice la parola divide, nel momento in cui io divido un problema in sottoproblemi, diventa, per definizione questo un problema parallelizzabile, perché io quei due sottoproblemi li potrei affrontare in due thread o in due processi separati, tipicamente in due thread, quindi una programmazione multithread. Quindi tutti gli algoritmi basati su divide e tempera si possono rendere multithread, e quindi siccome i thread vengono comunque mappati su tutte le CPU che ci sono presenti sull'hardware, sul computer, ovviamente se ce ne sta più di una di CPU, questo algoritmo va più veloce perché viene mappato, che ne so, su 4 CPU e quindi va 4 volte più veloce, su 8 va 8 volte più veloce, eccetera, eccetera. Tanto per esercizio, negli anni passati, l'ho pure fatto fare da qualche studente cimentato, ci è riuscito e ha dimostrato che effettivamente è parallelizzabile facilmente in MergeSort. Una cosa importante è che il Mergesort ha bisogno, nel momento in cui c'è la procedura di fusione ordinata di due sequenze ordinate, ha bisogno di allocare un array ausiliario dove andare a copiare di volta in volta l'elemento più piccolo dalle due sottosequenze ordinate. Questo significa che ci sono delle allocazioni di memoria. Questo significa che questo Mergesort non ordina in loco. Che significa non ordina in loco? In loco sono tutti quegli algoritmi che non hanno bisogno di array ausiliari, di memoria ausiliaria, ordinano sul posto, in loco. Invece il Mergesort no, il Mergesort ha bisogno di una memoria ausiliaria, pertanto nel caso del Mergesort dobbiamo parlare non solo di complessità temporale, ma anche di complessità spaziale, perché il Mergesort appunto usa spazio di memoria. Quanta ne usa? Beh ragazzi, nel caso peggiore, qual è il caso peggiore? Il caso peggiore è quello in cui nell'andare a fondere le due sottosequenze queste hanno lunghezza massima. E queste hanno lunghezza massima quando una è metà di tutto l'array e l'altra è metà di tutto l'array. Quindi la metà più la metà fa n e quindi O di n sarà l'array più lungo che devo allocare nel caso peggiore. Queste erano le cose che dovevamo dire rispetto al Mergesort. Ma l'argomento di oggi è la programmazione dinamica, che è un altro paradigma di programmazione molto simile al divide e tempera, ma anziché partire dal problema grande, dividerlo in problemi, dividere, dividere, dividere finché non sono troppo semplici, la programmazione dinamica si basa su partire praticamente dal basso. Quindi divide e tempera è top down, programmazione dinamica è bottom up, cioè partendo da problemi molto piccoli che bisogna intuire. Quindi nella programmazione dinamica c'è una fase di intuizione, di creatività, partendo dai sottoproblemi, poi bisogna risalire fino ad arrivare al problema originario. Quindi il primo passo, che è anche quello più difficile nella programmazione dinamica, che poi è il principio fondante della programmazione dinamica, è identificare un numero piccolo di sottoproblemi. Ora, questi sottoproblemi devono essere tali che devono essere risolvibili, altrimenti di nuovo non sappiamo da dove partire. Quindi comunque, in maniera molto simile al divide e tempera, i problemi piccoli devono essere facilmente risolvibili. E a differenza del divide e tempera, questi problemi piccoli devono avere anche un'altra proprietà, che le loro soluzioni mi devono mettere in grado di risolvere i problemi più grandi. Quindi se io risolvo due problemi piccoli, combinando insieme queste soluzioni, devo essere in grado di risolvere un problema più grande. E come combino le soluzioni? In realtà, siccome la combinazione non è banale del tipo due sottoproblemi risolti formano un problema più grande, ma potrebbe essere necessario combinare le soluzioni di tutti i sottoproblemi che stanno praticamente al di sotto rispetto a dove mi trovo, cioè anche i problemi più piccoli, di più piccoli, di più piccoli, quelli che avevo risolto all'inizio. Cioè, voglio arrivare a dire che nella programmazione dinamica, e questo è quello che la caratterizza rispetto a tutte le altre tecniche, si usano delle tabelle. Delle tabelle dove si memorizzano le soluzioni dei sottoproblemi. A partire da quelle più semplici, poi quelle più complesse le risolvo in funzione di quelle più semplici, quelle ancora più complesse in funzione di tutto quello che c'è prima. È una sorta di algoritmo con memoria, cioè io risolvo i problemi più piccoli e quelli più grandi in funzione di quello che ho fatto prima, quelli ancora più grandi in funzione di tutto quello che ho fatto prima, eccetera, eccetera. Quindi c'è bisogno di una tabella che memorizzi queste soluzioni, chiamiamole anche intermedie, di problemi più piccoli. E in questa tabella io mano a mano andrò a popolare i valori che sono nella tabella, sono le soluzioni ai problemi sempre più grandi. Alla fine, nel vertice in basso a destra di questa tabella, che può essere anche a dimensione 1, 2, 3, 4, dipende dal tipo di problema,
nel vertice, diciamo in basso a destra, se siamo in due dimensioni, ci sarà la soluzione del problema più grande, cioè di quello originale. Quindi, altra caratteristica importante è una legge di avanzamento, cioè per poter popolare questa tabella io ho bisogno di dire che questa cella si calcola in funzione delle precedenti. E questa è la legge di avanzamento, ovvero, come dicevo prima, una soluzione di un problema più grande viene trovata combinando soluzioni di problemi più piccoli. Quello che vediamo qui a sinistra non è una cosa che noi possiamo capire così in 2 secondi, anzi, probabilmente nemmeno alla fine di questa lezione. Questa è la tabella di programmazione dinamica di un algoritmo che serve per analizzare sequenze genetiche. Questo è solo per dirvi che queste tecniche che noi vediamo hanno ovviamente un riscontro nella realtà. Faremo oggi un caso tipico nel Notepad, il correttore automatico. Però queste tecniche sono usate in tantissimi ambiti, il divide e impera, la programmazione dinamica, la programmazione greedy che vedremo alla prossima lezione, ad esempio in questo caso per l'analisi di codici genetici, addirittura questa immagine l'ho presa da un articolo pubblicato su Nature, quindi comunque sono cose che si fanno davvero. Ok? Ora, qua ci sono tante chiacchiere e, come sempre dico io, le chiacchiere non dico che stanno a zero, ma quasi quando si parla di capacità di sviluppare gli algoritmi, un po' come per la ricorsione. Io potevo pure farvi 20 slide sulla ricorsione, ma se uno non va negli esempi pratici non afferra bene il concetto. E penso che sia lo stesso nella programmazione dinamica, cioè ci sono delle proprietà di questi problemi piccoli, devono essere piccoli, devono essere pochi, ci deve essere un ordine di avanzamento. Ok, ma questa slide non ci dice nulla su come trovare questi sottoproblemi. Quindi la cosa migliore è partire con un esempio. E quest'anno, anziché partire, in realtà anche l'anno scorso ho fatto così, anziché partire da un esempio complesso che poi implementeremo nel Notepad, partiamo da un esempio più semplice. Vi ricordate, adesso chiudo questo progetto, vi ricordate la nostra sequenza di Fibonacci? Ho aperto un programma sbagliato. La nostra sequenza di Fibonacci, quando abbiamo svolto l'algoritmo in maniera ricorsiva, funzionava fin tanto che chiedevamo il decimo numero di Fibonacci, se chiedevamo il quarantesimo si impallava, non è che si impallava, ci metteva così tanto tempo da non poter praticamente noi aspettare la fine dell'algoritmo. Questo perché, vi ricordate, Fibonacci ricorsivo aveva una complessità che non l'ho dimostrata, però ve l'ho data, asintotica 2 alla n. Mamma mia, è una cosa incredibile, cioè una complessità esponenziale. Cioè, se n è uguale a 40, allora la complessità asintotica di Fibonacci ricorsivo è 2 alla 40. 2 alla 40 ovviamente è un numero molto grande che coinvolge anche le chiamate sullo stack, perché la ricorsione funziona così, eccetera, eccetera. 2 alla 100, figurati, 2 alla 200 sono praticamente numeri che superano quelli addirittura insomma, numeri che superano i secondi trascorsi dall'inizio da Big Bang, eccetera, dall'età dell'universo, gli atomi dell'universo. Sono numeri che proprio non abbiamo nemmeno un riscontro in natura di questi numeri. Quindi figurati se un algoritmo può finire nel tempo stabilito. Quindi, cosa vi faccio vedere adesso? Ve lo faccio vedere, non lo implemento perché poi noi dopo andiamo a implementare una cosa, ci serve tempo per quello che c'è dopo, però comunque la discutiamo. Intanto apro questo progetto che sta in Fibonacci, esempio Fibonacci, e in questo esempio ci sta il paragone tra tre diverse implementazioni di Fibonacci. Uno che usa la programmazione dinamica, uno che usa la programmazione dinamica però in maniera un po' più sottile. E uno invece che è quello che conosciamo, il Fibonacci ricorsivo, che è quello che conosciamo, l'abbiamo fatto noi l'altra volta, e questo, insomma, Fibonacci ricorsivo, se n è minore di 2, l'ennesimo numero di Fibonacci è n stesso, altrimenti è la somma di due precedenti chiamate ricorsive. Quindi, fin tanto che noi diciamo il decimo numero di Fibonacci, non ci dovrebbero essere grosse differenze. Il decimo numero di Fibonacci è 55, rispondono addirittura quello con la programmazione dinamica sembra più lento rispetto a quello ricorsivo. Ma non lasciamoci ingannare, andiamo avanti e chiediamo, ad esempio, il ventesimo numero di Fibonacci è già, si vede un pareggio, però le cose divergono quando n cresce. Quindi 30, ancora c'è un pareggio. Uno dice 30, 20, 10 sono tutti simili, quindi 40,
dovrebbe andare benissimo. Già a 40 si vede una divergenza tra dinamica e ricorsivo che impiega praticamente quasi un secondo. Ma se andiamo a 50, 50 deve essere l'elemento di rottura. Non guardate il numero è sbagliato perché qua ci sono problemi di gestione del numero, è troppo grande per essere messo in un intero. Quindi è un problema di precisione numerica. Però a noi non ci interessa il valore, ci interessa il tempo di esecuzione. Beh, ragazzi, il tempo di esecuzione si vede che possiamo aspettare ovviamente tutta la lezione con la CPU al 100%, perché in questo momento io ho uno dei quattro core è al 100%, infatti è il 25, 100 diviso 4. Possiamo aspettare tutta la lezione e questa cosa non terminerà. Quindi è evidente che l'implementazione ricorsiva di Fibonacci non è efficiente secondo secondo le metriche che noi ci siamo dati, complessità computazionale. Ok, allora come sarà mai il Fibonacci dinamico? Ricordate cosa abbiamo detto. La programmazione dinamica si basa sull'individuazione dei problemi piccoli, i più piccoli che potete immaginare. Ok? Ora, nella sequenza di Fibonacci, quali sono i problemi più piccoli di tutti? In realtà, anche analizzando la versione ricorsiva, che non è un divide e timpera, però comunque ragiona in quella maniera, cioè il problema fallo diventare sempre più piccolo, fino a quando è talmente piccolo che io so risolverlo. Ecco, quindi la soluzione ce l'abbiamo davanti agli occhi. I problemi piccoli nella Fibonacci sono i primi due numeri di Fibonacci, in particolare lo zeroesimo numero di Fibonacci, secondo della convenzione, partire da 0 da 1, per n uguale 0, la risposta è 0. Per n uguale 1 la risposta è 1. Quindi la risposta ce l'abbiamo quando n è piccolo, quindi piccoli problemi. Quindi abbiamo individuato i sottoproblemi. Ora, qual è la tabella? La tabella della programmazione dinamica, cioè quella tabella dove noi andiamo a mettere le soluzioni dei problemi piccoli e poi in funzione di queste soluzioni piccole noi calcoliamo le soluzioni dei problemi più grandi. Ma ragazzi, in realtà sta davanti ai nostri occhi, perché se noi cerchiamo Fibonacci sequence. Mi serve un'immagine da qualche parte, sì, non le chiocciole, qualcosa di un po' più semplicemente, forse segniamo su Wikipedia è meglio. Se noi vediamo questa sequenza, no? Adesso noi in questa sequenza ci mettiamo le caselle, quindi questa è una casella, questa è una casella, questa è un'altra casella, quindi immaginate come se questa sequenza fosse inserita in un array. Ora, nel nostro array noi abbiamo le prime due celle, perché sono i sottoproblemi che abbiamo risolto. Quindi, scusate, devo annotare. Tanto, sono solo nel mio ufficio, quindi nessun contagio Covid. Nella prima cella ci mettiamo 0, nella seconda ci mettiamo 1, perché abbiamo risolto i problemi piccoli, n uguale 0 e n uguale 1, di Fibonacci. Ora, nelle altre noi inizialmente non abbiamo niente, però la legge di Fibonacci è essa stessa una legge di avanzamento, cioè l'ennesimo numero di Fibonacci è la somma dei precedenti. Quindi qui dove non c'è niente inizialmente ci mettiamo la somma degli ultimi due, qui ci mettiamo la somma degli ultimi due, qui la somma degli ultimi due e quindi vedete che la nostra tabella di Fibonacci è inizialmente vuota. Poi ci mettiamo le due prime soluzioni e poi esprimiamo le soluzioni successive in funzione delle prime due, esattamente quello che vediamo nel codice. Quindi la nostra tabella nel caso di Fibonacci è una tabella monodimensionale, perché il problema è talmente semplice che si presta ad una tabella monodimensionale, quindi è un array, ok? Quanto è grande questo array? Ragazzi, questo array deve essere grande abbastanza per contenere le soluzioni di tutti i sottoproblemi. Siccome si parte da n uguale 0 e noi chiediamo l'ennesimo numero di Fibonacci, allora questa tabella è grande n più 1. Quindi nella casella 0 ci mettiamo 0, nella casella 1 ci mettiamo 2, 1. Quindi questi sono i sottoproblemi di partenza. Poi i problemi più grandi, che risolviamo mano a mano in funzione dei problemi più piccoli, sono praticamente le caselle che si trovano a destra di questi due. Quindi in particolare d di 2 sarà uguale a d di 1 più d di 0. D di 4 sarà uguale a D di 3 più D di 2. Questa cosa va avanti fino a che io arrivo all'ultimo
elemento dell'array, quindi i minore di n più 1 ci prendiamo n, cioè l'n più unesimo in questa sequenza di n più 1 elementi dell'array. E che significa, ragazzi? Che il risultato sta, come dicevo, nel vertice in basso a destra, nel caso bidimensionale, nel caso monodimensionale sta a destra, l'ultimo elemento. Cioè, siccome questa legge di avanzamento ci consente di esprimere la soluzione di un problema più grande in funzione dei problemi più piccoli, il problema più grande di tutti è DDN, cioè il problema originale. E quindi il risultato sta in DDN. Questa tabella che mi è servita, la dialogo. Quindi questo è un algoritmo che ha bisogno anche di memoria ausiliaria. In particolare, se io mi serve il miliardesimo numero di Fibonacci, questo alloca un array di un miliardo di elementi. Quindi, da un punto di vista della complessità temporale, chiedo a voi che complessità ha questo algoritmo? Vediamo se qualcuno di voi ha prestato attenzione. È molto banale, però ve lo chiedo: qual è la complessità asintotica di questo algoritmo che abbiamo visto? Temporale. Potete scrivere o potete aprire il microfono. N. N. Perché N? C'è un ciclo, il ciclo è su N, a occhio, ragazzi, ormai abbiamo capito che la complessità asintotica si può fare in questi casi a occhio. Quindi O di N, siamo passati da 2 alla N, cioè di tutte le classi di complessità è quella più complessa di tutte, viene solo il fattoriale dopo, a N che di tutte le classi di complessità è quella un po' più. Sotto la n ci sta log n, poi ci sta o di 1, diciamo che è una delle più semplici. Lineare, quindi complessità esponenziale, complessità lineare, quindi bingo. Ecco perché è più veloce, molto molto più veloce. Però usa tanta memoria, tanta, insomma, usa memoria anch'essa lineare in funzione di n. Quindi l'ennesimo numero di Fibonacci, memoria o di n. Quindi memoria, complessità spaziale, memoria, complessità temporale, asintotica, o di n. Mi verrebbe da dire teta di n, no, no, perché è proprio ovvio che questo è un teta, cioè questo è proprio si comporta esattamente come n all'infinito, asintoticamente. Bene, allora come facciamo a usare una versione un po' più smart di Fibonacci? E in realtà la risposta sta qui, ragazzi. Nella programmazione dinamica a volte ci accorgiamo che la soluzione di un problema grande non è funzione di tutte le soluzioni più piccole, cioè qua non c'è di i-2, 1 più di i-2, più di i-3, più di i-4, ma soltanto gli ultimi due. Quindi se a noi ci servono soltanto gli ultimi due, perché memorizzare tutto l'array? Quindi la versione smart, sempre dinamica però, di Fibonacci è un array di tre elementi. Perché tre? Perché ci servono gli ultimi due. E nel terzo ci andiamo a mettere la somma degli ultimi due. Quindi nei primi due ci mettiamo 0 e 1 come prima. Ma stavolta guardate che facciamo nel ciclo. Nel terzo ci mettiamo la somma dei primi due e poi trasliamo tutto verso sinistra. Voi mi vedete specchiato, non lo so, comunque verso sinistra. Che significa che DD1 lo mettiamo in DD0, DD2 lo mettiamo in DD1 e il prossimo DD2 sarà quello che è la somma dei primi due. Quindi questa cosa la facciamo di nuovo iterativamente fino ad arrivare a DDN. Però vedete che questa volta il nostro array non è più di n, ma è di tre elementi, perché abbiamo scoperto, grazie in questo specifico caso, la legge di avanzamento è tale che ha bisogno solo degli ultimi due elementi dell'array, e quindi risparmiamo memoria. Stavolta il risultato sta in DD2, perché è l'ultimo di tre elementi, dove c'è la somma dei primi due. E la memoria è O di 1, quindi complessità spaziale O di 1, sono 3, quindi costante, complessità temporale di nuovo O di n, questo è un algoritmo molto molto veloce. Uno dice, ma dove la vedi la differenza tra questi due? Effettivamente prima impiegavano entrambi 15 millisecondi, non lo so, vediamo 100. Beh, qua si è visto 15 millisecondi, 0. Ragazzi, dove sta la differenza tra questi due? Sta nella allocazione di memoria. Capite, ragazzi, bene che allocare un array di 100 elementi impiega talmente poco il sistema operativo che non si vede questa differenza. Quindi, comunque, in questo caso la differenza tra i due non è marcata, no? Non lo so. Sì, è abbastanza casuale perché l'allocazione di un blocco di memoria dipende se quel blocco è già disponibile. Quindi non è misurabile in questa situazione.
La cosa importante però che è misurabile invece la differenza tra dinamica e non dinamica. Ok? Bene, questo per quanto riguarda Fibonacci. Fibonacci però voleva essere soltanto il primo esempio, quello più semplice per farvi capire cos'è la programmazione dinamica. Facciamo adesso un altro esempio. Ripeto, nel corso ci saranno altri algoritmi che sfruttano queste tecniche di programmazione. Quindi noi in queste lezioni brevi vediamo le tecniche in generale. Facciamo un paio di esempi. Poi andiamo avanti, ma non significa che ce ne dimentichiamo perché le riesumeremo quando andremo a discutere gli algoritmi che sfruttano queste tecniche. Quindi il prossimo algoritmo di programmazione dinamica, ed è l'ultimo esempio che facciamo di programmazione dinamica oggi, è la distanza fra stringhe. Ragazzi, cos'è la distanza fra stringhe? Ci sono diverse definizioni di distanze tra stringhe. Quella più utilizzata è la distanza di Lemmenstein. Che cos'è questa distanza? È definita come il minimo numero di operazioni elementari che permette di trasformare una stringa in un'altra, in sostanza. La distanza tra stringhe vi dà una misura di somiglianza, di similarità. Praticamente è quello che è implementato nei suggeritori, sia nei suggeritori sia nei correttori. Quando noi scriviamo con i nostri messaggi su Instagram, Telegram, non Instagram, WhatsApp, eccetera, eccetera. Ovviamente facciamo un sacco di errori. Io per primo immagino anche voi perché queste tastiere touch sono i tasti molto piccoli, il dito è grande e quindi facciamo errori. Vi sarà capitato, come anche a me, che uno scrive una schifezza di parole, parole piene di errori, però comunque vengono corrette in automatico. Ecco, quel correttore automatico, che è poi lo stesso che sta nel motore di ricerca di Google, che è lo stesso che sta in Word, è un correttore che si basa sulla distanza fra stringhe. Cioè, in questo caso, mi piacerebbe essere suggerito quando sbaglio. Però io ho scritto mi piacrebbe essere suggerito quando sbaglio. Se io clicco sul destro, mi si apre un menu contestuale in Word, sto in Word, in cui mi si suggerisce una serie di parole. Queste parole non sono messe in un ordine qualsiasi, ma sono le parole più simili a quella che ho scritto. Una sorta di ma forse intendevi dire questo? E in effetti la prima parola è proprio piacerebbe. Qui la prima parola è suggerito. La terza parola, quando, è quando. Notate che però, quando parliamo di distanze tra stringhe, quindi suggerito in questo caso è la parola che dista di meno, cioè che somiglia di più alla parola che ho scritto, suggerito. Ma suggerito poteva essere anche segreto, poteva essere anche seguito, sgurato, sfuggito. Certo, ci stiamo praticamente allontanando dalla parola. Però questo è il concetto di distanza fra stringhe. La distanza più breve è la parola più simile, cioè quella che praticamente richiede un minor numero di modifiche per coincidere. Per andare da suggerito a suggerito, basta aggiungere una G qui e una E e ho finito. Per andare da suggerito a segreto, addirittura basta sostituire la U con la E e la I con la E. Quindi anche qua ho due operazioni da eseguire. Ma per andare da suggerito a sfuggito, devo mettere una F qui. Una G qui, siamo a due operazioni, la R la devo togliere, devo aggiungere una G, penso di aver finito, sono quattro operazioni. Quindi capite che significa il numero di operazioni per arrivare da una stringa data ad un'altra? Ok? Quindi questo è quello che dobbiamo fare oggi. Dobbiamo scrivere un algoritmo, proprio dobbiamo scrivere nel Notepad che ci consenta di fare una cosa del genere. Clicco sul destro su una parola e mi suggerisce quella più vicina nel dizionario, segue un dizionario. Ovviamente se la parola è presente, per esempio essere, è una parola che nel dizionario c'è e non c'è nessun suggerimento perché è giusta, cioè non è un errore ortografico, potrebbe essere un errore grammaticale, ma non è un errore, la parola esiste nel dizionario. Bene. Quindi definito il problema, andiamo a vedere come risolverlo con la programmazione dinamica. Dobbiamo formalizzare un po' il problema, altrimenti non riusciamo. L'informatica si basa comunque sul linguaggio formale, sulla matematica, quindi dobbiamo comunque formalizzarlo. Quindi siano x e y due stringhe. Che ne so, x è la stringa che scrivo io, quella sbagliata, y è la stringa presa dal dizionario con cui la devo confrontare per capire se è quella parola la più simile oppure no. X di lunghezza m
y di lunghezza n non devono avere la stessa lunghezza, ok? Quindi io posso confrontare, in effetti, anche nel Word, io stavo confrontando suggerito rispetto a suggerito, ovviamente più piccola, quindi è normalissimo che abbiano dimensioni diverse. Quindi x è fatta di caratteri da x1 a xm, quindi x grande è fatta di caratteri, questi sono singoli caratteri, da x1 a xm, e y grande di singoli caratteri da y1 a yn. Quindi m caratteri la stringa di partenza, y caratteri la stringa di arrivo. E abbiamo già detto il problema è trovare la distanza definita come numero minimo di operazioni elementari, e queste operazioni elementari sono soltanto di tre tipi. Inserisci un nuovo carattere nella posizione corrente, cancella il carattere della posizione corrente, sostituisci il carattere della posizione corrente. Alla fine sono queste le operazioni che possiamo fare. O ne inseriamo uno nuovo, o cancelliamo quello che c'è già, o lo sostituiamo perché magari ci conviene sostituirlo anziché cancellarlo, perché magari se noi andassimo sempre di cancellazione in cancellazione, la stringa diventerebbe più piccola e poi dovremmo di nuovo aggiungere, e quindi raddoppiamo il numero di operazioni. Quindi a volte conviene sostituire, altre volte conviene cancellare e altre volte ancora conviene inserire. Il problema è che noi non sappiamo cosa conviene tra queste tre, o meglio, se siamo noi a fare questo compito, come nel caso di suggerire, preferisco l'esempio fatto su Word, in realtà l'abbiamo fatto prima, proprio l'abbiamo fatto, conviene, la S con la S si mantiene, ci conviene mantenerla, quindi zero operazioni, la U con la U ci conviene mantenerla, la G con la G ci conviene mantenerla, la R con la G non ci conviene sostituirla, perché noi siamo esseri umani, siamo intelligenti, sappiamo che la R ci serve dopo. Allora aggiungiamo una G, poi aggiungiamo un'altra E, poi la R ce la manteniamo perché ci piace, la I è la stessa, la T la stessa, la O la stessa, quindi abbiamo fatto due inserimenti. Quindi la distanza in questo caso è 2, tra suggerito e suggerito la distanza è 2. Ora però noi siamo esseri umani, cioè non è che noi possiamo pensare che la macchina ragioni come ragioniamo noi, quindi dobbiamo definire una strategia di implementazione dal punto di vista della macchina. La macchina non ha il senno di poi, noi siamo Capitan Senno di poi, cioè noi guardiamo anche quello che c'è dopo nella stringa, e quindi diciamo preferisco mantenere questa lettera, preferisco sostituirla perché dopo ci sarà quell'altra lettera, ma non è così che può ragionare la macchina. Allora, come possiamo ragionare? Sfruttando il paradigma della programmazione dinamica. Individuare i sottoproblemi. Nel caso di Fibonacci, i sottoproblemi erano i primi numeri di Fibonacci, quelli più piccoli. Nel caso della distanza tra stringhe, per esempio, quali sono i sottoproblemi più piccoli? Beh, intanto denotiamo il problema grande, distanza lo chiamiamo delta, delta tra x grande e y grande è il problema che dobbiamo risolvere, cioè la distanza fra x grande, tutta la stringa x, e y grande, tutta la stringa y. Ok? Parliamo di sottoproblemi. E beh, se parliamo di sottoproblemi, si intendono stringhe più piccole. Quindi definiamo XI una stringa più piccola di X, cioè X fino all'esimo carattere, dove I, siccome X ha m caratteri, va da 0 ad m. X0 sarà la stringa vuota perché fino allo zeroesimo carattere, quindi è la stringa X considerata prima del primo carattere, quindi 0 caratteri. XI invece è x piccolo 1, 2 fino a i. La stessa cosa ovviamente per y. Quindi abbiamo definito le sottostringhe. Ora dobbiamo definire i sottoproblemi. Beh, se il problema originario è trasformare x in y, cioè la distanza tra x e y, i problemi più piccoli saranno trasformare una parte di x in una parte di y, cioè una sottosequenza, una sottostringa di x in una sottostringa di y. Quindi x fino a i e y fino a j, usiamo un indice diverso ovviamente per y. Ok, quindi abbiamo definito i sottoproblemi, o meglio, non abbiamo individuato quelli più piccoli, però la regola generale per noi, i problemi piccoli, più piccoli di quello originale, sono le distanze tra le sottostringhe di x e di y. La tabella, quanto sarà grande questa tabella in cui dobbiamo mantenere le soluzioni? E beh, ragazzi, abbiamo due dimensioni, una i che va da 0 a m e una j che va da 0 a n.
e quindi i sottoproblemi hanno dimensionalità 2, trasformare la stringa x fino a i nella stringa y fino a j. Quindi la dimensionalità della tabella è 2, m per n in generale, quando i arriva ad m, quando j arriva ad n. Ora, però, non è detto che questa cosa non la deve fare prima, eh. Ci si può arrivare anche dopo nel definire come la tabella. Quindi ritorniamo ai sottoproblemi. Sottoproblema, trasformare la stringa x fino a i, la stringa y fino a j, x in j, x in y, scusate. Sappiamo, domanda, come nel caso di Fibonacci, risolvere questi sottoproblemi in casi semplici? Cioè, i problemi più piccoli possibili, li sappiamo risolvere. Ad esempio, sappiamo trasformare la stringa x0 nella stringa yj? Cioè, sappiamo trasformare la stringa vuota nella stringa y fino al carattere j-esimo? E se sappiamo farlo, sappiamo rispondere alla domanda quanto è distante, quanto costa farlo? Beh, ragazzi, trasformare una stringa vuota in una stringa non vuota, c'è solo un modo per farlo: inserire uno a uno tutti i caratteri della stringa non vuota. Quindi, partendo da x0, inseriamo uno a uno tutti i j caratteri di yj, e quindi quante operazioni elementari abbiamo fatto fino adesso? J. Quindi il costo, la distanza tra x0 e yj è j. Quindi noi sappiamo rispondere alla domanda: distanza tra x0 e y0 è 0, distanza tra x0 e y1 è 1, distanza tra x0 fino a yn è n. Quindi fino adesso abbiamo risolto n più 1 sottoproblemi, da 0 fino ad n. Ma in realtà noi sappiamo fare anche l'inverso, cioè sappiamo trasformare una stringa non vuota, xi, in una stringa vuota di destinazione y0. Cioè, qual è la distanza tra una stringa non vuota e una stringa vuota? E beh, c'è solo un modo per farlo: eliminare i caratteri 1 a 1 della stringa non vuota. Quindi, partendo da x fino a i, rimuoviamo 1 a 1 tutti i caratteri fino a ottenere y0. Quindi, qual è la distanza? Cioè il numero di operazioni elementari, hai fatto i eliminazioni, quindi il costo è i. E beh, quindi allora adesso noi siamo in grado di rispondere a distanza tra x0 e y0, tra x1 e y0, x fino a myy0, cioè abbiamo risolto m più 1 sottoproblemi. Prima ne avevamo risolti n più 1, adesso m più 1. E quindi ragazzi, adesso inizia a vedersi la tabella bidimensionale, perché questa E se facciamo una tabella m per n, questa è la prima riga di questa tabella. Queste sono le righe, queste sono le colonne. Tutta la prima riga l'abbiamo praticamente risolta. Cioè, nella prima riga ci mettiamo 0, 1, 2 fino a n. Poi, quest'altro sottoproblemi qui sono la prima colonna, cioè tutte le righe i e la prima colonna y0. E la risposta in questa colonna è i, quindi 0, 1, 2 fino a m. Quindi abbiamo fatto la prima riga e la prima colonna. Quindi nella nostra tabella questo è il nostro punto di partenza. In Fibonacci erano i primi due elementi di un array. Qui sono la prima riga e la prima colonna di una tabella bidimensionale. Cosa ci manca? Ci manca la cosa più difficile, la legge di avanzamento. Cioè, come facciamo noi, data la prima riga e la prima colonna, a avanzare in questa tabella, cioè a mettere i valori nelle altre celle di questa tabella? Ci serve una legge di avanzamento. Bene, la legge di avanzamento la dobbiamo fare ragionandoci, in particolare ragionando su tutti i casi che ci si possono presentare. Ripeto, noi non siamo esseri umani col senno di poi, quindi non possiamo andare nel futuro, non possiamo andare a vedere che ci sta dopo i più 1, che ci sta dopo j, j più 1. Le macchine non ragionano sul futuro, ragionano su quello che c'è prima, su quello che già conoscono, sul passato. Quindi noi dobbiamo dire, in funzione di quello che abbiamo fino adesso, quindi nelle righe precedenti e nelle colonne precedenti, che possiamo fare nella casella attuale? Cioè la casella ij, la distanza tra xi e yj, qual è in funzione delle distanze precedenti, non possiamo andare nel futuro? Dobbiamo ragionare. Quindi adesso il problema diventa trasformare la stringa x fino a i nella stringa y fino a j. Abbiamo risolto i problemi più semplici, adesso è il momento di risolvere il problema dei
generico IJ. Bene, abbiamo la stringa fino a IX e la stringa fino a J, Y. L'ultimo carattere della stringa X è X piccolo I. L'ultimo carattere della stringa Y è Y piccolo IJ. Ci sono due casi, ragazzi, che l'ultimo carattere di X corrisponde con l'ultimo carattere di Y oppure no. Ok? Sono solo due possibili scenari. Beh, se corrisponde l'ultimo carattere con l'ultimo carattere, noi siamo stupidi, siamo macchine, non guardiamo al futuro come abbiamo fatto prima noi umani. La cosa migliore da fare è non fare niente, perché corrispondono. Quindi se corrispondono, io nella tabella, la tabella di programmazione dinamica di, cioè la distanza per trasformare le stringhe da IXI fino a YJ, cioè la casella IJ di questa tabella che codifica la soluzione, cioè ci devo mettere io qua dentro un valore che è la distanza tra XI e YJ, se non devo fare niente, ok? Significa che è il costo per trasformare la stringa X fino a I-1 nella stringa y fino a j-1. Cioè, siccome l'ultimo carattere di x e l'ultimo carattere di y coincidono e io decido di non far nulla, allora la risposta alla domanda qual è la distanza tra le due stringhe? Beh, è la stessa distanza che c'è tra xi-1 e yj-1, perché tanto nell'ultimo carattere non facciamo niente. Quindi non aggiungiamo una ulteriore operazione, non facciamo nulla. Quindi ecco che abbiamo una legge di avanzamento. Se xi è uguale a yj, cioè confrontiamo gli ultimi due caratteri, se sono uguali, allora la soluzione del problema ij è uguale alla soluzione del problema i-1j-1. Cioè significa nella tabella dire che quello che c'è qui è uguale a quello che sta nella diagonale in alto a sinistra, se l'ultimo carattere delle due stringhe corrisponde. Quindi ij è uguale a i-1j-1. Questo se coincide l'ultimo carattere. Ma se non coincide l'ultimo carattere, noi che dobbiamo fare? Ripeto, non siamo esseri umani, non siamo Capitan Senno di poi, non possiamo dire è meglio fare un inserimento oppure una cancellazione oppure una sostituzione. E siccome noi non possiamo fare questo discorso, cioè sapere subito cos'è meglio, allora l'unica cosa che può fare la macchina è provarle tutte e scegliere quella di costo minimo. Quindi la macchina proprio questo fa, le prova tutte. Quindi se i due caratteri finali non corrispondono, proviamo a fare un inserimento, proviamo a fare una cancellazione, proviamo a fare una sostituzione e poi andiamo a prendere il minimo tra queste tre cose che ci vengono fuori. Quindi la risposta alla domanda qual è il costo di trasformare la stringa x fino a i nella stringa y fino a j se gli ultimi due caratteri non corrispondono? Beh, è il minimo di fare un inserimento, una cancellazione o una sostituzione. Quindi adesso dobbiamo caratterizzare ciascuno di questi tre scenari. Se dobbiamo fare un inserimento, che significa un inserimento del carattere YJ? Beh, significa che dobbiamo mantenere la stringa X fino a I e poi ci dobbiamo aggiungere il carattere YJ. Beh, allora qual è il costo di questa operazione? Abbiamo aggiunto una operazione, quindi abbiamo fatto un inserimento, quindi uno più, perché l'abbiamo fatto un'operazione. Però adesso abbiamo detto che abbiamo mantenuto la stringa x fino a i e abbiamo aggiunto il carattere yj. Quindi, siccome abbiamo aggiunto il carattere yj, adesso possiamo ignorarlo. E ci abbiamo la stringa y fino a j-1. La stringa x fino a i l'abbiamo detto che non la tocchiamo e quindi questo è il costo prima di inserire il carattere YJ. Quindi prima di inserire il carattere YJ, che adesso ignoriamo perché l'abbiamo inserito, quindi 1 più, ci rimane la stringa X fino a I e la stringa Y fino a J-1. E quindi qual è il costo per trasformare la stringa X fino a I nella stringa Y J-1? Non lo so, sta nella tabella di programmazione dinamica, cioè è DIJ-1. Cioè supponiamo di averlo calcolato prima. Appunto, questa è una legge di avanzamento che noi stiamo facendo. Come nel caso di Fibonacci, qual è il precedente numero di Fibonacci? Non lo so, l'abbiamo calcolato prima tramite una legge di avanzamento. Ecco che significa questo DIJ-1. L'abbiamo calcolato prima. Quindi, qual è il costo per inserimento? È 1 perché devi fare l'inserimento.
ma siccome l'ultimo carattere l'hai appena inserito e lo puoi ignorare, è il costo più il costo per trasformare x fino a y in y fino a g-1 perché hai eliminato l'ultimo carattere. E allora, ragazzi, in maniera del tutto analoga, se anziché inserire un elemento cancello quello di x, è praticamente la versione duale. Considero 1, perché ho fatto un'operazione, più il costo per trasformare x in meno 1 in y fino a j. E se invece devo sostituire? E beh, se devi sostituire significa che devi comunque fare un'operazione. Non stai però quindi considerando più, siccome hai fatto una sostituzione, né l'ultimo carattere di x né l'ultimo carattere di y. Quindi in questo caso il costo è 1 più la distanza che c'era prima tra la x fino a y meno 1 e la y fino a j meno 1. Ora però, non essendo capitanze di poi, noi non sappiamo quale delle tre fare. E allora in maniera molto ignorante, perché questo fanno gli algoritmi, minimizziamo. E quindi l'algoritmo che ci si presenta è questo. Data la domanda distanza tra stringhe, ci serve una tabella matrice di m più 1 per n più 1 interi, perché partiamo da 0 e arriviamo fino a n, ecco perché n più 1, m più 1. La prima riga, la prima, sì, questa è la prima riga, no, questa è la prima colonna, i sono le righe. Quindi la prima riga, la prima colonna e la prima riga sono i sottoproblemi più semplici, quelli che consistono nel trasformare una stringa vuota in una stringa piena o una stringa piena in una stringa vuota. Sono problemi banali. Per tutti gli altri casi, cioè tutte le altre celle della nostra tabella di programmazione dinamica, ci dobbiamo fare la domanda: ma l'ultimo carattere corrisponde? Perché se corrisponde l'ultimo carattere di x e di j e di y, allora noi la legge di avanzamento consiste nel copiare l'elemento che sta nella diagonale in alto a sinistra della cella, cioè il vicino in alto a sinistra. Se invece non corrispondono, noi dobbiamo provare a fare un inserimento, una cancellazione o una sostituzione. E allora qual è la distanza? La distanza, lo dice la parola, è la cosa più piccola, quindi è 1 più 1 sta perché dobbiamo fare comunque un'operazione, il minimo tra i tre valori, soluzioni dei problemi più piccoli. Perché noi dobbiamo fare una cosa che noi dobbiamo fare quello che conviene. E quello che conviene fare è uno più il più piccolo di questi tre. Ma questi tre non sappiamo quali sono, perché questi tre vengono dai passi precedenti, in particolare vengono dalle soluzioni dei problemi più piccoli. Quindi problema più grande espresso come soluzioni dei problemi più piccoli. In particolare, i problemi più piccoli qui sono l'elemento che sta a sinistra, l'elemento che sta in alto, l'elemento che sta in alto a sinistra, quindi i tre vicini. Nel caso di Fibonacci erano i precedenti due, nel caso della programmazione dinamica sono quello sta in alto, quello che sta a sinistra in alto e quello che sta a sinistra. Quindi questo ci fa capire che forse potremmo fare qualche furbata anche qua, però non lo so se è necessario, vabbè, non ci pensiamo, per adesso non pensiamo alle cose furbe, però questo è l'algoritmo. Allora dove sta la soluzione? Beh, la soluzione sta quando il sottoproblema diventa problema più grande, quindi MN, cioè l'ultimo in basso a destra è la distanza tra trasformare la stringa da x fino a m, cioè x, e y fino a n, cioè y. Quindi quello che vedremmo se potessimo stampare a schermo la tabella di programmazione dinamica per trasformare la stringa risotto in presto, è una cosa del genere, dove ovviamente la prima riga, la prima colonna sono tutti numeri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché questo è praticamente J, questo è praticamente I, ma poi tutti gli altri numeri sono numeri che sono funzione di quello che succede nell'ultimo carattere fino a quel momento. Se è uguale, copio l'elemento in alto a sinistra, se è diverso, faccio il minimo tra le tre precedenti. Quindi proviamo a fare un esempio. Risotto compresto, beh, la R con la P non è uguale, quindi non sarà 0, infatti sarà 1 più qualcosa, 1 più il minimo di queste tre, 1 più il minimo di queste tre è 1, quindi 1. Riusciamo ad arrivare a un momento in cui abbiamo la stessa stringa, la stessa ultima parola, quindi ho fatto la R con la P, e vabbè, però poi c'è la I con la R, quindi vabbè. Comunque non è importante verificare l'algoritmo su queste parole, anche perché noi adesso
adesso, la prossima volta, domani lo andiamo a implementare nel nostro notebook, quindi proprio scriviamo il codice. Qual è la complessità computazionale di questo algoritmo? È scritto, ma del resto si vede che c'è un doppio ciclo che parte da 1 fino a m e un ciclo innestato da 1 fino a n. Dentro ci sono solamente delle cose costanti, quindi m per n. M per n, però, uno dice, vabbè, m per n è una complessità importante perché se due stringhe sono uguali, questo è tipo n quadro, n per n, se hanno due stringhe la stessa lunghezza, diventa n quadro, quindi è una complessità quasi quadratica. Sì, in verità è così, anche se dobbiamo dire che le stringhe, se parliamo di stringhe in generale, è così. Ma se parliamo di vocabolario, di dizionario, la parola più lunga del dizionario italiano è precipitevolissimo ugualmente. E tra l'altro questo ci sarà molto utile perché? Perché quando noi dobbiamo fare questa tabella, siccome noi ragazzi cosa andremo a fare domani? Andremo praticamente a, dato un dizionario, ce l'abbiamo un dizionario, io l'ho messo nella cartella di Notepad, ora ci arrivo, dato un dizionario. Dove stai? Notepad 2020. Ho messo un dizionario italiano, un dizionario che però non è un dizionario tradizionale, si chiamano dizionari delle forme flesse. Perché delle forme flesse, ragazzi? Perché ci vogliono le coniugazioni, ci vogliono le declinazioni. Non è che uno dice il verbo all'infinito e va bene così, no. Noi quando digitiamo un testo coniughiamo i verbi, decliniamo le parole, i plurali. Queste sono le forme flesse, quindi è un dizionario in cui ci sono per ogni parola tutte le sue forme flesse, anche dove è possibile, anche i vezzeggiativi, i diminutivi, l'italiano è una lingua molto complessa. E quindi questo non è un dizionario della lingua italiana, ma è un dizionario delle forme flesse della lingua italiana. È un dizionario molto lungo che comprende 280.000 parole. Ora, voi immaginate che quando io digito qualcosa, e premo per esempio col tasto destro, io devo andare a calcolarmi la distanza che c'è tra la parola che io ho scritto e tutte le parole del dizionario, andando a trovare per esempio le 5 più vicine, cioè a distanza minore rispetto a quello che ho scritto. Queste sono le parole che io presenterò all'utente che se seleziona quella parola avviene la correzione semi-automatica del testo. Questo però che significa, ragazzi? Che io devo calcolare non una distanza tra stringhe, ma migliaia, 280.000 distanze per una parola. Quindi, ragazzi, si capisce che io questa tabella di programmazione dinamica non posso allocarla ogni volta, perché ogni allocazione di memoria richiede tempo al sistema operativo. E se io faccio 280.000 allocazioni di memoria, ci vuole più tempo per l'allocazione che non per l'algoritmo stesso. Quindi domani ci dovremo inventare qualcosa. Potremmo sfruttare, ad esempio, il fatto che la parola più lunga nella lingua italiana è precipitevolissimo ugualmente, che è fatta da, boh, non lo so, 30 lettere, boh, ho sparato un numero, anzi ce l'abbiamo proprio qua il numero, precipitevolissimo ugualmente, me lo corregge? Me lo corregge. Quante lettere è fatta sta cosa? Quante lettere è fatte? Caratteri 23. Quindi, a essere proprio nel caso peggiore, noi allocheremo una tabella di 23 per 23, che quindi più grande di quella la tabella non ci potrà mai servire, certo, a meno che uno scrive, ne so, longest city name, se uno fa cose di questo tipo, però ovviamente non c'è il correttore, c'è una città dove sta in Islanda, in Norvegia, dove caspita sta, che è una città che ha un nome di 85 lettere. Però questi sono casi eccezionali, non stanno nel dizionario, quindi noi non ci interessano questi casi, non li correggeremo questi casi. Quindi la nostra tabella sarà una tabella di 85 per 85. E poi il resto è da vedere. La lezione è finita, domani implementiamo questo algoritmo nel Notepad e lo rendiamo davvero AutoPad, come l'avete voluto chiamare.